Ben ritrovati, nuovo appuntamento con l'informazione. Dopo una pausa estiva ritorno insieme a voi per condividere le notizie sul territorio. Iniziamo da Scauri, dove sulla spiaggia intorno a Lido il Gabbiano domenica mattina è stata ritrovata la carcassa di un vitellino. E ancora i carabinieri a Formia hanno denunciato 6 persone, fra questi 3 segnalati come assuntori di stupefacenti. Sempre a Formia un 37enne è stato arrestato per aver aggredito e picchiato la propria madre. A Santi Cosme Damiano invece il Movimento 5 Stelle chiede la messa in sicurezza delle aree gioco per i bambini. Gaeta invece investimento mortale sul lungomare di Sant'Agostino. A Minturno è stato arrestato a Carinola Enzo Pisaturo, pregiudicato per lesioni e minacce commesse il 16 giugno dell'anno scorso. Gaeta non si ferma all'incrocio e finisce su un'auto della polizia locale e i due vigili stanno bene, purtroppo hanno dovuto avvalersi delle cure dell'ospedale. Iniziamo da Gaeta, non si ferma appunto all'incrocio e finisce su un'auto della polizia locale, stava percorrendo via Piave mentre da San Paolo scendeva una pattuglia della polizia locale con a bordo un uomo e una donna. L'uomo al volante di una Mercedes originario di Napoli ma in villeggiatura Gaeta li ha presi in pieno sulla fiancata. Tutto è avvenuto verso le 20 di sabato scorso, i due vigili sono finiti al pronto soccorso dell'ospedale Dono Svizzero di Formia. A Minturno è stato arrestato a Carinola dai carabinieri della locale stazione un pregiudicato, si tratta di Elio Pisaturo, 43enne del luogo, in esecuzione all'ordinanza applicativa della misura cautelare in aggravamento emessa dal Tribunale di Latina, poiché riconosciuto colpevole di reati di lesioni personali aggravate e minacce commesse a Minturno in data 16 giugno 2013. L'uomo è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari su disposizione della competente autorità giudiziaria. A Gaeta l'investimento mortale intorno alle ore 1 del mattino di domenica scorsa sul lungomare di Sant'Agostino. La vittima è un giovane di Formia, 29enne, Angelo Capolino, investito da una motocicletta. Si tratta di una Honda Transalp con a bordo 2 persone più che ventenni di Formia, che viaggiava in direzione Sperlonga mentre attraversava le strisce pedonali nei pressi del ristorante Uso di Mare. Inutili soccorsi per il 29enne, i due a bordo della moto sono stati trasferiti presso il Dono Svizzero di Formia e il Fiorini di Terracina. Secondo le prime informazioni l'incidente sarebbe stato dovuto all'alta velocità della moto. Sul posto presenti la Polizia Stradale e la Guardia di Finanza. La ditta Palmieri e Treglia si è occupata della rimozione della motocicletta. Il traffico a lungo bloccato su tutta l'arteria è deviato su fondi e anche poi è giunto sul posto per il recupero della salma la ditta Salemme di Gaeta. A Formia i carabinieri hanno tratto in arresto DRC pregiudicato 37enne del luogo, responsabile dei reati di lesioni personali, maltrattamenti in famiglia, violenza privata e atti persecutori. L'uomo, al termine di una lite per futili motivi, probabilmente in preda ad un raptus, malmenava la madre cagionando le ferite varie giudicate guaribili dal locale nosocomio in giorni 7 senza conseguenze. Lo stesso in più occasioni aveva minacciato di morte i familiari usandoli violenza fisica e costringendoli a tollerare comportamenti violenti. Espletate le dovute formalità è stato tradotto presso il carcere di Cassino, dove resterà a disposizione dell'autorità giudiziaria competente.
E sempre a Formia, il 31 agosto, nell'arco della notte, i carabinieri del comando compagnia, nel corso di predisposto servizio coordinato teso ad infrenare il fenomeno delle stragi del sabato sera e reati in genere, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Latina DFC 38enne Campano e OA 21enne Ciociaro, entrambi responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli stessi, in seguito ad una perquisizione personale, venivano trovati in possesso il primo di 7 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, mentre il secondo di grammi 3 di hashish e grammi 2 di marijuana. Inoltre, tre persone sono state segnalate all'ufficio territoriale del governo di Latina perché resesi responsabili di detenzione di stupefacenti per uso personale. Le stesse, nel corso di perquisizioni personali, venivano trovate in possesso di complessivi 4,5 grammi di marijuana e 5,4 grammi di hashish. Ancora, tre persone deferite in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza alcolica. Infine, un pregiudicato della provincia di Salerno, deferito per inosservanza alla misura di prevenzione alla quale era stato sottoposto nel mese di aprile 2014. Lo stupefacente rinvenuto è stato poi sottoposto a sequestro. A Scauri, domenica 31 agosto, alle ore 11 circa, presso il Lido Gabbiano, alcuni bagnanti incuriositi per la presenza sulla spiaggia di un sacco contenente un animale morto hanno ritenuto avvertire il proprietario del Lido, che immediatamente ha lanciato l'allarme. Sul posto sono accorsi i carabinieri di Scauri, i vigili urbani e il delegato di spiaggia del comune. Da una prima analisi, il fagotto è sembrato contenere la carcassa di un vitellino che molto probabilmente sarà deceduto e gettato verosimilmente in mare, proveniente preventivamente imbustato, forse per causarne il deposito nei fondali. Questa potrebbe essere una prima idea di come fosse accaduto il fatto, considerata improbabile vista la stagione estiva nel suo insieme tranquilla. La possibilità infatti di piene del fiume Garigliano dopo forti precipitazioni che normalmente avvengono nella stagione invernale. Sul posto è giunto il veterinario e la ASL Servizio Igiene per determinare la causa del decesso dell'animale, la eventuale provenienza e la conseguente rimozione. A Santi Cosme e Damiano, gli attivisti del MetUp 5 Stelle, Castelforte e Santi Cosme e Damiano intervengono sulla sicurezza delle aree gioco per bambini. Dopo aver ricevuto molte segnalazioni da parte dei genitori, gli attivisti del locale MetUp 5 Stelle hanno posto una lente di ingrandimento sulle aree gioco dove i più piccoli trascorrono spesso il loro tempo libero. Non dimentichiamo che il gioco è un diritto. L'attività di osservazione ha portato alla conclusione che tali spazi hanno bisogno di maggiori cure al fine di ottenere una migliore qualità della vita sul territorio. E pertanto abbiamo inviato una richiesta ufficiale al sindaco di Santi Cosme e Damiano, Vincenzo Di Siena, evidenziando diversi punti: adeguamento delle aree esistenti attraverso l'installazione di pavimentazione antitrauma, così come previsto dalle normative vigenti; interventi di rimozione o sostituzione di giochi usurati potenzialmente pericolosi e ancora manutenzione periodica delle suddette aree. Infine è stata suggerita la creazione di una nuova area gioco per il centro storico presso Piazza Tommaso Rossi, già luogo di aggregazione anche in virtù dell'imminente elevazione della chiesa patronale di Santi Cosme e Damiano a santuario. Ultima notizia per questa edizione da Cellole: sono partiti i 100 anziani di Cellole alla volta di Ciampino di Chiangiano Terme, che, scusa, dove si svolgerà l'annuale soggiorno climatico, una settimana dedicata al completo relax e alle cure termali della struttura che li ospita. L'iniziativa è stata promossa anche questa volta dall'amministrazione comunale di Cellole, guidata dal sindaco Aldo Izzo, su proposta
dell'assessore ai servizi sociali Enzo Freda. Sabato prossimo saranno raggiunti poi da due amministratori per il saluto e la cena finale prima della partenza. Ogni anno, da quando si è insediata l'attuale amministrazione comunale, gli anziani di Cellole hanno la possibilità di usufruire delle cure termali presso una struttura specializzata, un'esperienza molto interessante nel corso della quale possono usufruire anche del supporto materiale e psicologico dell'assistente sociale del comune. È diventato ormai un appuntamento fisso per i nostri concittadini, quello del soggiorno climatico, ha affermato il sindaco Izzo, e sicuramente riuscire a garantire a tutti i richiedenti questa esperienza è per noi una grande soddisfazione. Da sempre l'assessorato ai servizi sociali, rappresentato da Enzo Freda, è vicino ai cittadini, in particolare ai più anziani e ai più piccoli, insomma alle categorie sociali che hanno bisogno di un maggiore supporto. E finché ci saremo noi, sarà sempre loro garantito. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito. L'appuntamento è a più tardi con la prossima edizione del Golfo News. Arrivederci.